Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. Svegliatevi. Non è quella, ma no, sono a letto con babù, ci vado come che orologio. Svegliatevi oggi, sveglia tu, sveglia. No, ho fatto così, no babù, amici, bello, vanno a riuscire la manina. Svegliamo, svegliatevi forza. Non c'è bisogno di solo. L'orecchio l'ho trovata. Aia. Anche qua l'hai buttata, babù, l'orecchio. Aia. Ma buona. Apriamo. Un po' d'aria. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmax. Carino, ti piace questo costume? Colore arancione bronzato, molto bello. Adesso andiamo a far fare un giretto a Pupi e poi a fare colazione. Tra l'altro oggi mi vorrei un po' allenare perché se ne stanno scendendo tutti i muscoli, pure sulle gambe, uffa. Dicono che le femmine ci mettono più tempo per prepararsi. Io sto da 3 ore pronta. Ho portato anche Pupi a fare i bisognini e sto aspettando a te. Yam, che stai facendo? Ma come, non tiri neanche una maglietta? Maglietta per il mare. Non l'hai portata? No, e mettiti questa, questa ti sta bene. No, ma come non c'è zic? Fammi vedere come ti sta. Che se te fasci tutti i muscoli. Metti che sta diventando maciste. Era mamma. Oh, ma si mi frisca, mo. Come mi piace. Ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno, no, più cos'è l'amore. Oggi abbiamo preso anche un po' di colazione salata, quindi queste focaccine con prosciutto, mozzarelline e melone con prosciutto crudo, poi ci sono i cappuccini, qua ci sono 3 cornetti e poi adesso ci dividiamo anche queste tortine crostate e torte. Buon appetito, ammu. Dopo il dolce anche il salato, focaccine ripiene di prosciutto cotto, gnammi! Mamma, non sai che sei lì? No. Non è che ci piace andare a cavallo. E quello che ha fatto loro. Ha visto un bell'uomo? Qual è un bell'uomo? Ha visto a te? Ah. Ma non mangio pure. Ciao, noi andiamo in bici, Luke. Andiamo in bici, amore, è vero amore? Sì, andiamo! Hai visto com'è brava? Andiamo! Pupi nel cestino! Hai visto com'è brava? Oh, carima, tutte e tre! Siamo arrivati sulla spiaggia! Che bello! Adesso andiamo a fare un bel bagnetto. Pupi! Pupi! Qua abbiamo l'ombrellone del nostro villaggio, l'ombrellone con 2 lettini. Il mare oggi è proprio bello, guarda come è pulito e anche calmo, è proprio bello, guarda com'è di cristallo, è bellissimo. Guarda. Oggi il mare è veramente fabuloso.
super trasparente, calmo e fantastico. Qua il mare ad Alimini è veramente una favola, io lo adoro. Dai, tiraglielo. Vai! Vai, prendilo! Vai, prendilo! Aspetta, mamma la porta il mare! I'm a real big baller cause I made $1 million and I spent it on girls. Nuota anche fuori all'acqua. Già nuota. Vieni, falla nuotare. Brava. Diventa tantissimo proprio a giocare qua a mare. Ragazzi, portate i vostri cani a mare, un'esperienza fantastica. Che poi lei è piccolina, quindi non ci dicono nulla sulla spiaggia. Poi abbiamo preso questo pezzo di spiaggia riservato. Come si è messa? Lo sai perché? Perché qua ci sono le nostre pappe, vero? Ti piace? Non lo so, è largo. Una delle cose più buone qua qual è? Caffè, caffè con ghiaccio e mandorla, ragazzi, è buono. Cioè, sotto c'è un po' di latte di mandorla, è buonissimo, provatelo. Caffè caldo e poi diventa freddo, vero amore? Amore, vuoi l'acqua tu? Metti un po' d'acqua qua, pupi. Facciamola bere. Vieni amore, anche tu. Tu il caffè no, tu l'acqua. Dai. Brava. Buono, da provare. Un bel gusto. Agrodolce. Agrodolce come te. È troppo buono. Buonissimo. Cos'hai combinato? Pupi, cos'hai combinato? Ti sei avvolta tutto attorno al tavolo? Hai fatto il kebab? Amore, dai, sciogliti. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to... La finisci? Di che? Con queste manacce adesso l'hai tolta. No, smettila ragazzi, pure queste fidanzate sono dei porcelli. No, ghiacciato in piedi quando il sole è ghiacciato in piedi, vietato di muri. No, questa è la mia condizione dopo una sessione di allenamento mentre Max dormiva, è vero? Sì, facevi finta di dormire. Comunque ragazze, mi sono anche incollata all'unghia. Però cioè, si vede un po' che è incollata e me la devo un po' pulire. Però tutto sommato meglio di niente. Art attack, arrita attack. Sono versione cesso, sì, madonna. Perché mi sono allenata e ho registrato anche un video. Io sono una pazza, l'unica persona al mondo che è in vacanza non si dimentica mai, mi dimentica mai di registrare video, perché vi penso sempre, perché per me YouTube è una passione, quindi amo fare video, non è un sacrificio per me. Quindi mentre Max dormiva mi sono registrata anche il video dell'allenamento.
se lo volete vedere mettetemi tanti like. Se non raggiungo tanti like a questo video, butto il video dell'allenamento e non ve lo faccio vedere. E adesso merenda, yeah, ci vuole proprio. Stiamo andando a fare una passeggiatina con Pupi in questo spazio tutto verde, bellissimo per camminare, anche per questo ci piace di venire qua. Poi un sacco di persone dicono sta cosa, ma invece di un cane io vedrei meglio un bimbo fra le vostre braccia, ce lo dicono spesso sia nei commenti su YouTube sia anche proprio nella vita. Ma torniamo e lo facciamo, amici. La sera lo passiamo un momento e facciamo il film. A farlo non ci vuole niente, poi è il dopo che è complicato. Perché diciamo che il cane, sì, seppure impegnativo, però comunque non è paragonabile a un figlio che comunque, tipo per esempio la notte, non so, piange, lo devi allattare. Poi ad esempio, io, ipoteticamente io mamma, certamente non posso andare tipo in giro e lasciare il bambino, almeno quando è neonato. Ti dovresti bisogna allattare di parecchie cose, no? Tipo la palestra, tipo tante cose. Ma non è neanche questo, io penso non è proprio ancora il momento. Non è ancora il momento perché siamo liberi, spensierati e felici così. Però insomma è una cosa che sicuramente dobbiamo fare. Dobbiamo fare. Che ansia dobbiamo fare, ci dobbiamo muovere. Perché già abbiamo un'età. Io sì, addirittura. Giovincello, ma... Mi sembra giovincello, ma in realtà no, non è giovincello. Secondo voi Max quanti anni ha? Vediamo, ditelo nei commenti, non indovinerete mai. Ma chi mi conosce è facile. Vabbè, se lo conoscete no, non commentate, state zitti. Non solo male. Se non lo conoscete, commentate. Vediamo chi vediamo. Indovina, vince e vince. Una giornata con Max. No, è che nessuno zero commenti. Non ci capisco. Che detto? Tu, io di vetro, a caso bel fish fish che è stata parte sussurrante. Comunque, ho fatto nel video outfit, ho messo pure questo outfit di oggi, quindi vedrete nel video, con questa collarina bellissima che vi ho mostrato nel nuovo video acquisti che ho comprato da Stradivarius, tutte queste collarine di stoppa. Su questo, poi vedrete nel video. Comunque abbiamo deciso di andare a Gallipoli stasera, sono troppo felice perché io adoro Gallipoli e Gallipoli fa ridere, Gallipoli, e se mi seguite lo sapete perché tutti gli anni che vengo in Puglia vado sempre a Gallipoli, è una delle mie città preferite, soprattutto la sera perché è pieno di negozietti, poi ristoranti, è veramente bello, quindi non vedo l'ora di arrivare. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them off. Benvenuti a Gallipoli, qua si mangia, qua è bello per fare tipo un aperitivo con tutto pesce freschissimo. Ogni volta che veniamo in Puglia ci veniamo sempre, comunque la nostra sfiga è che abbiamo finito i contanti e tipo Max è andato a prelevare, non torna, mi ha lasciato, mi ha abbandonato qua, che vedo tutti quanti che mangiano, c'è una fame, sta finendo tutto e non si muove, ma no, ma dove è andato? Tipo dovrebbe apparire da lì, perché tipo il bancomat dovrebbe stare sopra là, quindi dovrebbe scendere. Ma due ragazzi hanno speso tipo 200 euro, ti giuro là, No, hanno preso un sacco di pesce per fare una braciata. Ma noi sai che possiamo fare? Possiamo fare qualcosa anche per domani. Max stabilito, abbiamo speso per il nostro ape, perché questo è il nostro ape, perché dopo andiamo al ristorante a mangiare. Grazie, limone abbondante, grazie. Cioè, vuoi dire tu quanto abbiamo speso? Niente, solo 50 euro. Solo 50 euro. Per l'aperitivo aperifish. Questo piattino praticamente 50 euro con tutto pesce crudo e limone. E allora qua ci sono i gamberi, scampi, cannolicchi, questi che sono frutti di mare, ostriche e tartare di salmone e di tonno. Yeah! Sì, mi sento tipo, presente quando ti fanno una rapina, quella sensazione è là. No, vabbè dai, è tutto fresco, tutto buono, quindi buon appetito. Ha fatto ancora il culo, è vivo. Madonna, guarda come si muove. No, ma la cosa, l'impressione è pensare che dopo nella pancia si muove così. No,
Massimo Lombè. I migliori 50 euro della mia vita. No, mio amore si sta consolando, quindi sono felicissima. Però amore, io spero di non sentirmi male con tutta sta roba cruda. Però ti metterò a pesto. No, andiamo. Usciamo da questo aperifish praticamente, che stiamo scoppiando, e con un cartoccio di pesce. Non eravamo soddisfatti dei 50 euro, abbiamo speso altri 50 euro di pesce fresco per domani, che vabbè, ma non diciamo il prezzo, facciamo solo vedere quello che abbiamo comprato. Non dire il prezzo, è da capone. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani, faccio vedere domani cucinato, cotto e mangiato. C'è una confusione non indifferente a Gallipoli, comunque questa, l'Accademia è la migliore gelateria del posto. Se venite mangiate il gelato qui, che è stupendo. Ci siamo fermati qua in questo localino, nuova apertura che fa le pizze, e non solo, anche panini, tutte cose tipiche, ma si sta scegliendo la birra. Io mi sono presa una pizza con le scimmie di rapa, una soppressata, una roba che è una bomba. Max si sta consolando. Prosciutto crudo aromatizzato a marsala. Ottima recensione per questo localino. Ottima puzza. Veramente siamo consolati, è vero Max? Gas. Max ha detto, tra la roba là dell'ape e qua la buccia non ce l'aspettavamo. Che poi il locale è aperto da poco, da pochi mesi. Non andavamo a Lecce, però io sono stravolta. Comunque non andavamo a Lecce a mangiare la buccia, ma questo lo batte. Ska food. Venite, c'è buono. Madò, buonissimo, veramente. Gallipoli. E non abbiamo pagato neanche tanto. Amore, mammina, buonanotte. Scopi sta dormendo con il suo gattino. Max si è mangiato 10 pacchi di biscotti e ancora non era sazia. Io ho messo il pigiamino e faccio schifo. Ho anche la coperta perché c'ho freddo. Non mi sento bene, ho raffreddure. Vediamo domani, non vedo l'ora di mangiare tutto quel pesce. Vi voglio far vedere tutte le cose che ho comprato. Ho comprato un sacco di cose a Gallipoli. Buonanotte, no, ciao. Buonanotte. Non mi fu cani solo a castello. Ahimè. O sono genio, faccio i selfie come che pechino. Non mi fu cani solo a castello.